Samba ha meritato la vittoria, soprattutto per i primi 20 minuti della gara dove ci ha messo fortemente in difficoltà. Il nostro portiere è stato bravo a fare un paio di miracoli e ci ha tenuto a galla fino all'episodio dell'espulsione, dove però lascia molta responsabilità all'arbitro, perché assolutamente non era rigore ed espulsione. Là abbiamo perso l'uomo e poi sul rigore siamo andati sotto su 1-0. Responsabilità che ha l'arbitro anche a tirare fuori D'Angelo per recuperare lo sbaglio di prima, quindi ha fatto due sbagli, per carità, quindi poi in parità numerica e la partita è stata equilibrata. Poi però nel secondo tempo mi è piaciuta la squadra, ha messo tanto orgoglio, tanta volontà, ha provato in tutti i modi per quello che c'era possibile per pareggiare la partita. Abbiamo avuto qualche buona situazione per fare gol, come Casamettese ha avuto l'occasione anche per chiudere la partita, però è rimasto in quella più clamorosa, quella di Gizzi davanti al portiere. Sì, quella di davanti al portiere, sì. E quindi è rimasta la partita più in bilico fino alla fine, ecco, che a dimostrazione del fatto che i ragazzi hanno dato tutto, perché sennò la partita, una squadra così forte, sarebbe finita prima, ecco. Quindi faccio ancora i complimenti ai ragazzi, perché la squadra è molto giovane, quindi venire a giocare qua in uno stadio con questo tifo, con questi giocatori così blasonati, e reggere fino alla fine, tenere aperta la partita fino alla fine, rischiando anche con un po' di fortuna di pareggiarla, quindi meritano solo i complimenti. Grazie. Thank you.